Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: al GF VIP è scoppiata una vera e propria polemica senza precedenti. Dopo l'entrata di Martina Nasoni nella casa più spiata d'Italia, le polemiche non sono certamente mancate. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno partecipato al Grande Fratello VIP oramai 5 anni fa e, a distanza di tutto questo tempo, il pubblico li ricorda ancora per la storia d'amore, breve e non corrisposta, che vissero all'interno delle quattro mura della casa più spiata d'Italia. Martina e Daniele hanno conquistato il grande pubblico anni fa anche singolarmente, al punto tale che entrambi arrivarono alla finale della trasmissione, mentre lei vinse proprio il programma. Lui invece ci è ritornato lo scorso settembre nella edizione VIP, pronto a confrontarsi con tanti personaggi molto noti nel mondo dello spettacolo. A distanza di 5 mesi dalla sua entrata, Daniele adesso sta vivendo una conoscenza molto profonda con Oriana Marzoli. E, per mettere un po' tutto in crisi, il programma ha fatto entrare nella casa Martina Nasoni. Se all'inizio Daniele era felice del suo ingresso, successivamente ha cambiato idea quando ha capito che lei lo stava accusando di strumentalizzare la loro storia per le clip. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, lite senza precedenti al GF VIP. Daniele è uscito fuori di testa, soprattutto quando le ha sentito dire che ha scelto di tornare con Oriana soltanto perché è finito in nomination e voleva rientrare tra le grazie dei fans. Questa accusa ha fatto impazzire Daniele, che le ha fatto notare che è lei che è entrata per mettere un po' di pepe e che di certo non può essere lui quello che sta strumentalizzando la loro vecchia relazione. Daniele ha deciso di chiudere ufficialmente il suo rapporto con Martina, perché ha ricordato tutte le cose che ha fatto durante la loro conoscenza. Ad esempio ha raccontato che, dopo la loro rottura, quando lui venne scelto come protagonista del Trono di Uomini e Donne, lui prese un albergo nei dintorni per poterlo controllare. Delle accuse davvero molto forti di cui, sicuramente, si parlerà nella prossima puntata che andrà in onda su Canale 5. Dunque, dopo tutti questi anni, ci sono buone probabilità che Martina e Daniele non torneranno mai più sui suoi passi. Antonella, invece, ha consigliato alla sua nuova amica di guardarsi intorno e di provare a conoscere un altro ragazzo del programma, così che possa lasciarsi alle spalle questa vecchia storia una volta e per tutte. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!